Quindi vedete, questo è piaciuto, lo trovate, sono video che sia questo che l'altro, sono dei video che ho preso da YouTube, niente di particolare, li potete trovare, ce ne sono tanti che parlano di queste cose. Però questo mi sembrava molto preciso perché ci dà due informazioni. Intanto che noi siamo dei numeri, quindi noi siamo delle strutture numeriche, ecco che vi introduco una cosa per cui le terapie energetiche che spesso... cui parleremo dopo, lavorano proprio su questo, cioè noi siamo dei sistemi e quindi non lavorando soltanto sul fisico, sugli organi come fa la medicina classica, possiamo lavorare invece sull'informazione. E poi l'altra cosa importante è che avete visto quest'ultimo pezzo quando dice che tanta roba può essere in un pezzettino piccolissimo, quindi vuol dire che non è soltanto quello che noi vediamo, che crediamo di vedere, che sono le cose, probabilmente c'è un mondo subatomico molto sottile, molto piccolo, che è quello da cui originano le cose, solo che per noi è talmente piccolo, talmente invisibile, che partiamo diciamo da una certa misura in poi. È chiaro questo concetto? Andiamo avanti. Come possiamo prendere in mano la nostra vita? Quindi la malattia non è più una malattia, un incubo, un problema, una punizione, un qualcosa che ci è capitato per sfiga, ma diventa qualcosa da trasformare in esperienza. Quante volte avete sentito una persona che dice quell'incidente, sono stato in coma, ho avuto questo, ma si è trasformata la mia vita ed è stato un regalo per me arrivare a questo. Rivalutare il potere del pensiero positivo, nel seminario si parlerà tantissimo di questo pensiero positivo e come ha influenza sul nostro corpo, sulle nostre cellule, sul nostro DNA, sulla nostra acqua, che si trasforma a seconda del pensiero positivo, vi ho portato delle cose da vedere. Comprendere che solo noi siamo responsabili di ciò che creiamo nel nostro campo. Questa è veramente la cosa più difficile da digerire, perché è molto più bello dire è colpa di quello, è colpa di quell'altro, è colpa di mia madre, è colpa di mio padre, è colpa di quello. Sappiate che nessuno è responsabile della nostra vita, è una cosa molto dura da digerire. Mi è successo un incidente, è colpa mia, sì, lui mi è venuto addosso, ma l'ho creata io quell'energia, quella situazione, quella, anche se ha perso una gamba, e solo io sono responsabile delle cose. Quando qualcuno si sente in questo senso di colpa verso gli altri, ho fatto del male, sì, ma fondamentalmente c'è una concausa, c'è una persona che ha creato un campo per cui ha fatto in modo di incontrare qualcuno che poi ha fatto quell'azione e gli ha fatto vivere quella situazione. Se tutto questo non lo vediamo come un arricchimento e non soltanto come una punizione, la nostra vita cambia completamente, perché non c'è più una cosa sbagliata, tutto è giusto, tutto è perfetto e tutto serve a qualche cosa. Tutto si può correggere. Già, la parola correzione implica che c'è una cosa sbagliata. Ce n'è pure. Diciamo che non ci sono cose sbagliate, ci sono cose che capitano in quel momento perché. E allora quel perché è quella chiave che noi dobbiamo trovare nel capire a cosa serve a me. Quindi da oggi in poi vi chiedo di fare questo piccolo esercizio, ormai è diventato per me un'abitudine. Se succede, ti cade una cosa sul piede, ma perché mi è caduta una cosa sul piede? Intanto va a vedere quale piede, destro o sinistro, e comincia a capire già che c'è una spiegazione. Perché oggi? Perché adesso? Perché è successo? Se noi cominciamo a farci queste domande nella nostra vita, la nostra vita diventa veramente una specie di puzzle che ci spiega il dove stiamo andando, che cosa stiamo facendo e dove dobbiamo arrivare. E allora ci viene in aiuto la fisica quantistica per poter cominciare a capire, mentre la materia la possiamo capire, cioè il nostro corpo è una macchina che ci dà delle informazioni a seconda della localizzazione del sintomo, noi quindi possiamo capire tutto quello che abbiamo detto fino adesso, ma quando cominciamo ad andare sull'emozionale, sul sottile, soltanto la fisica quantistica ci può venire in aiuto, perché ci dice che luce e materia sono la stessa cosa. E allora l'energia la possiamo considerare così, è una materia molto rarefatta, le particelle sono talmente lontane che noi non la vediamo, come quest'aria che c'è qui, noi non vediamo, ma c'è qualcosa che tra noi, noi siamo immersi nell'aria che respiriamo, siamo immersi in un mare di informazioni che non vediamo, ma nel momento in cui abbiamo un decodificatore, che può essere un cellulare, che può essere una televisione o che può essere un altro strumento, decodifichiamo tutte queste
informazioni che, in cui siamo immersi e le trasformiamo in qualcosa che il nostro corpo materia può percepire, recepire secondo i cinque sensi. Chiaro? Mentre invece la materia è un'energia molto condensata che ci permette di vederla come solida. È chiaro questo concetto? Possiamo dire che energia e materia sono due estremi e le frequenze che sono il movimento, la quantità di movimento in un secondo, possiamo avere una informazione in un secondo come possiamo avere 100 miliardi di informazioni in un secondo, a seconda della misura che stia, della frequenza che stiamo utilizzando. Ma se andiamo un pochino più nel sottile possiamo anche trasformarla in questa, spirito, energia. Le frequenze sono l'anima e la materia è il corpo. E vedete, questo è un piccolo frattale, avete sentito parlare prima dei frattali, dove la cosa si ripete. Quindi possiamo parlare di energia, frequenza e materia, sembra che stiamo parlando di matematica o di qualcosa del genere. Ma la stessa cosa, possiamo parlare di spirito, anima e corpo, e allora il nostro esoterismo ci ricasca in pieno e stiamo parlando della stessa cosa con due linguaggi diversi.